possiamo iniziare, sì. Sapete, le questioni di pochi secondi nell'arco di 40 anni sono briciole, per cui... Come iniziare? Se la regia può mandare la prima slide. Tutto ha avuto origine così. Negli anni 70 è stato lanciato un genere rivoluzionario in TV che è stato appunto quello delle serie Super Robot. Credo che tutti i presenti in sala Mazinga l'abbiano visto almeno una volta, non penso di dover insistere sui fondamentali. E quindi, che cosa è cambiato nel 79? Cioè, dico, perché a un certo punto c'è stato qualcosa di diverso? Una serie dove il robot titolare, chiamiamolo così per riduzione, non era Mazinga, non era il Getter Robot, non era Goldrake, non era nient'altro. Era qualcosa di diverso. Per cui, qual è la cosa più vecchia del mondo che vi può venire in mente? Diciamo, rispondo subito io, è la guerra. La guerra esattamente come si svolge da questo piano dell'esistenza nel nostro mondo, bella, bellissima, esattamente come può essere un conflitto moderno. Le premesse sono queste. Tutto ciò che vi serve sapere per quanto riguarda la sola prima serie, perché è meglio, diciamo, partire dai fondamentali, sono i nomi di queste quattro persone, rispettivamente, partendo da sinistra, Yoshiyuki Tomino, quello col cappello che fa il fighetto, Yasuhiko, quello che vedete alla sua sinistra, Okawara, quello che vedete al terzo posto, e Ichiro Itano, che è l'ultimo che vedete così. Queste quattro persone preferisco, diciamo, menzionarle tutte perché sono esattamente i quattro pezzi di un puzzle che ha cambiato tutto. All'inizio le serie robotiche venivano pensate, almeno in ambito della televisione, come un prodotto per bambini. C'era il super robottone di turno che prendeva a cazzotti il mostro della settimana, esplosioni, tante belle urla e finito lì, avanti per la settimana successiva. Questo succedeva con la Toei Animation, che era all'epoca, ora un po' meno, ma all'epoca era uno degli studi di animazione in ambito robotico, diciamo praticamente che deteneva il monopolio nel settore. E a un certo punto la concorrenza ha avuto necessità di offrire qualcosa di diverso. Lo studio Sunrise, che era un altro dei grandi studi di animazione dell'epoca, aveva già fatto serie famose come Daitar 3 e Raiden, che fra le altre cose sono sempre opera del primo che vedete, sempre serie di Tomino. Sempre Tomino, nel 1977, quando esce sulle TV nazionali giapponesi La corazzata di Yamato, quella che alcuni si ricorderà con il nome di Star Blazer in Italia, decidono di fare una serie diversa. Una serie che era una serie robotica, ma non come si era vista fino a quel momento. Prossima slide. Come ho detto prima, Gundam, Mobile Suit Gundam, per usare un termine, è la storia di una guerra. Una guerra come si vede nel mondo, dove per la prima volta in una serie robotica le fazioni sono rappresentate in maniera completamente neutra. Entrambi gli schieramenti in lotta, da un lato a sinistra il Principato di Zion, una serie di colonie indipendenti dall'altro lato della Luna che ha deciso di ribellarsi perché voleva appunto l'indipendenza dal governo centrale federale terrestre, e appunto la Federazione Terrestre, che era, diciamo, l'evoluzione naturale della società umana, un unico governo mondiale e non unificato, con tutte quante le nazioni che convivevano esattamente in una gigantesca federazione, ovviamente tenuta su da un esercito potentissimo. Il Principato di Zion inizia questa guerra con una, diciamo, con un vantaggio tattico sul suo avversario di un rapporto di 1 a 10. E quindi, diciamo, in una tecnica Davide contro Golia, lì c'è la genialità, ed è lì il punto principale della genialità di Tomino.
I robottoni in Gundam, i cosiddetti Mobile Suit, sono letteralmente l'evoluzione naturale dei mezzi da guerra convenzionali. Lo Zaku, che vedete sulla sinistra, quello, il ciclope con un occhio solo e qualche problema di respirazione, è letteralmente l'evoluzione del carro armato. È stato creato per combattere le corazzate spaziali. 300 di quei Mobile Suit hanno combattuto una flotta impossibile da decifrare, vabbè, tralasciando le citazioni letterarie, vincendo contro la Federazione in pochissimi mesi. La storia vera e propria della serie inizia su una di queste colonie dopo questi eventi, quando tre di quegli Zaku entrano nella colonia per cercare di dare la caccia appunto a un'arma creata appositamente per combattere contro di loro, cioè il Gundam, che è quello bianco che vedete sulla destra. Il Gundam nasceva quindi come un mezzo che avrebbe potuto pilotare qualunque pilota militare. E quando è iniziata la creazione di questo, almeno a livello ideografico, di questo robottone, ci sono stati già un paio di problemi, perché ora voi lo potete vedere così, ma originariamente era un pochettino diverso. Prossimo. Questi qui sono i design originali di Okawara, di come doveva essere il Gundam originariamente. Tomino aveva un'idea precisa del Gundam, che doveva essere un Mobile Suit bianco, doveva essere un mezzo bianco riconoscibile per il discorso del contrasto fra nero e nero dello spazio contro il bianco dell'arma definitiva. E ovviamente è inutile che ci prendiamo in giro, non era, diciamo, il massimo della bellezza visto adesso. Hanno fatto varie prove, hanno cercato appunto di correggere il tiro, prossimo. E dopo vari tentativi si è arrivato appunto a quella che è la sua forma finale, chiaramente ispirata, diciamo, a un samurai, ma dove si è eliminato per esempio il classico elemento della faccia umana tipica, tipo per esempio del Daitar 3, e l'hanno reso, diciamo, abbastanza convenzionale come mezzo. La serie dura per un corso di 40 episodi, originalmente dovevano essere 50, e iniziano ad esserci un po' di problemi tecnici. Una serie che era letteralmente partita con un terzo del budget destinato alle altre serie. Nonostante tutto, questa serie riesce a imporsi grazie appunto alla sua regia, ai suoi, appunto come ho detto prima, elementi innovatori che sono stati la caratterizzazione dei personaggi. Per la prima volta in una serie robotica, il focus della storia sono i personaggi umani, il dramma umano. Ogni singolo personaggio, protagonisti e antagonisti, sono scritti esattamente come personaggi perfettamente, diciamo, in cui ci si poteva immedesimare, ognuna con delle ragioni per combattere comprensibili. Non c'era il cattivone che voleva conquistare la terra o il buono che doveva farlo per la giustizia, era una guerra. E come tutte quante le guerre, ci sono due lati della stessa medaglia, perfettamente speculari e simmetrici. La produzione ha una serie di problemi, e a un certo punto viene tagliata letteralmente con 7 episodi prima, per concludersi con il climax, che era appunto la scena dove il Gundam, completamente, diciamo, monconizzato rispetto a come era tipico all'epoca, una battaglia finale, sconfiggere, diciamo, l'avversario. Appunto, i protagonisti di questa storia restano Amuro Rei e Shar Aznable, che sono i due risvolti di questa storia. Il loro scontro finale si conclude, ma allo stesso tempo continua, e i robottoni non hanno un ruolo decisivo. La serie finisce prima del suo corso, ma nonostante, diciamo, i dati in controtendenza degli ascolti, ha un impatto sul pubblico completamente inaspettato. La gente era stata tirata dal dramma, le casalinghe lo vedevano perché era una telenovela, i fan lo apprezzavano perché era la fantascienza di Clark, la fantascienza di Star Wars, di Star Trek, fatta e finita esattamente in una serie robotica. E così facendo
nonostante tutto, ottengono luce verde per realizzare una trilogia cinematografica che potesse, diciamo, correggere in parte tutti i problemi che aveva avuto la serie durante la sua produzione. L'anno effettivo di questo boom è il 1981, quando il marzo del 1981, quando alla stazione centrale di Shinjuku, lo stesso regista annuncia un evento con un nome, diciamo, abbastanza modesto, che non vi ripeterò in giapponese per motivi, diciamo, di storpiatura, ma il nome dell'evento, come potrebbe essere il nome dell'evento che stiamo tenendo adesso, era la nuova era dell'animazione, letteralmente. Viene annunciato in pompa magna il primo di una trilogia di film cinematografici, di una trilogia cinematografica animata, che fino a quel momento era rarissimo vedere per una cosa del genere, e la reazione del pubblico, quelli che si erano letteralmente radunati per questo annuncio, era questa. 15.000 giapponesi in costume, in uno dei primissimi casi al mondo di cosplay propriamente detto, cioè ragazzi, gente di 40 anni, impiegati, anziani, si erano radunati di fronte alla stazione per questo gigantesco annuncio, alla presenza di registi, cast di produzione, doppiatori e anche gli addetti al marketing, che da allora in poi avevano detto: la storia non finirà qui. E questo è solo l'inizio, perché come tutti sappiamo, se una cosa funziona è necessario un sequel. E qui lascio la parola a Mauro, che ci illuminerà da questo punto di vista. Il punto di vista che porta avanti è quello del Jago, che è un gruppo di fan, di appassionati di Gundam. Effettivamente è da capire qua come mai una serie che era nata un po' così, quasi claudicante, riesce a riscontrare successo per 40 anni. E quali sono stati i passi che l'hanno portata ad un tale successo? Un'altra? Prossima? Ok. Riallacciandomi pienamente al discorso di Andrea, del nuovo realismo che ha portato avanti Tomino, che è il cardine di ogni produzione di Gundam, di ogni serie. Mi sono dimenticato prima, con Gundam nasceva anche un nuovo genere di robot rispetto a quello precedente, i real robot. Sì, il realismo sia dei robot che il realismo anche soprattutto delle condizioni umane, perché torniamo a ripetere, quello che era importante per Tomino era l'idea di rappresentare una realtà come quella della guerra, che di per sé è brutta, non è veramente bella, analizzata dal punto di vista dei personaggi, dal punto di vista delle persone che combattono la guerra. Questo fa sì anche che questa serie è molto apprezzata anche da un pubblico femminile, mentre le serie robotiche precedenti, in realtà c'è poco da dire, il pubblico era prettamente maschile. Sì. Sì, era principalmente maschile. E quindi introduce nuovi elementi come l'etica, la politica, e ne parla profondamente, cercando di analizzare tutti gli aspetti, e lui dice: perché voglio fare questo lavoro? Perché porta avanti il concetto del sense of wonder. Cioè, cerca di avere un atteggiamento di curiosità nei confronti del mondo e dell'uomo, e appunto cerca di immaginarsi come può essere il futuro portato avanti a seconda delle scelte dell'uomo. Ecco, prossima. Ecco che allora la grande... Non vi spaventate, no, ma è il punto di tutto quanto. Sì. La grande invenzione di Tomino sono appunto le timeline o linee temporali. Cosa ha fatto? Ha preso in considerazione le varie condizioni dell'uomo e ha creato dei calendari futuribili, che in realtà sostituiscono quelli reali, per cui
si ha ad esempio nell'Universal Century, che è la linea temporale gialla, che è quella da cui è partito poi tutto l'universo di Gundam, una particolare attenzione alla realtà delle persone e dei robot, di tutti i macchinari, perché in realtà sono macchinari creati in fabbrica, macchine da guerra create in fabbrica ed in serie. Nel Cosmic Era cerca di denunciare le manipolazioni genetiche nell'anno Domini, cosa può portare una scorretta gestione delle risorse energetiche naturali. Vedete che sono tutti temi molto attuali e presenti. E appunto è da dire che questa slide è un po' vecchiotta, perché è di 3 anni fa, però salvo qualche piccolo accorgimento è ancora attuale. Ecco, qui passiamo subito dall'81 che ci avevi lasciato all'85 con la seconda serie animata di Gundam, Z Gundam. È ambientato 7 anni dopo la fine della guerra di un anno, che appunto la serie originale è la guerra di un anno. L'anime segue la continuazione della guerra tra la Federazione e Terrestre e i superstiti di Zion, che sono ormai ridotti più che altro a delle cellule terroristiche, più che a un vero e proprio esercito, sì. Allora, l'idea, appunto, per dire che è incentrato sulle persone, è quella di riproporre le situazioni umane lasciate in sospeso con la prima serie. Questo comunque risente delle influenze del periodo, quest'anime, cioè qui iniziamo a vedere dei mobile suit trasformabili. Teniamo presente che nell'84, se non erro, è uscito Macross, che ha avuto un discreto successo, in Italia conosciuto come Robotech, e appunto parlava di trasformabili e anche i Transformers, e l'atmosfera è un po' più cupe, tipiche degli anni 80, tant'è che in effetti uno dei protagonisti, faccio anche nome sperando di non fare eccessivi spoiler, Bidan, è quasi un sociopatico più che un vero e proprio eroe, come era Amuro Ray all'inizio nella prima serie. Passiamo a G Gundam, uscito nel 94, questo è un grande passo temporale. Forse a livello di animazione non è stato poi un grandissimo passo avanti, perché risente pienamente delle influenze del periodo, quindi di Hokuto no Ken o Kenshiro di Hokuto e di tutta, diciamo, quella corrente che possiamo tranquillamente riassumere come tamarrata. G Gundam, sì, è letteralmente, diciamo, il più alto concentrato di tamarrate, se possiamo dire così, di tutte le produzioni di Gundam. Non a caso è una delle serie che è piaciuta di più ai fan che o Gundam non lo conoscevano o che magari conoscevano l'Universal Century e hanno detto: sapete che c'è? Voglio ridere, voglio vedere azione, voglio vedere combattimenti. Però è da dire che effettivamente Tomino qui ha fatto un grande lavoro di sceneggiatura, perché è riuscito a dare un taglio molto interessante ad una serie che altrimenti sarebbe stata un po' spoglia. Per citare un paio di chicche, da qua la storia, appunto, ritornando al fatto degli universi, delle linee temporali, qua la storia si sposta, l'elite non risiede più nella Terra, ma l'elite risiede nello spazio, e la Terra è ridotta a quello che è poco più di una discarica barra miniera per le risorse energetiche. Ogni 4 anni si scontrano i Gundam per decidere chi sarà a decidere le sorti delle risorse. E per dire, qualche piccola chicca, le colonie sono
nello spazio sono unite da delle linee di energia, e qua si vede già nella sigla, quindi non spero di non far spoiler, tanto da creare un ring attorno alla Terra, cioè la Terra è proprio vista semplicemente come un ring da battaglia. Un'altra piccola curiosità, i vari Gundam si spostano di nazione in nazione per combattere contro i Gundam della nazione ospitante, e per ogni puntata, svolgendosi in una nazione, si è cercato di dare un taglio registico tipico della nazione. Ecco, allora vediamo la puntata negli Stati Uniti, che riprende molto Rocky, in Francia una puntata incentrata sul romanticismo, in Italia il noir all'italiana, se non sbaglio Visconti era regista. Angelo Sciariol, che ovviamente è il boss della mafia, che ha la sua sede ovviamente nel Colosseo, e un Gundam che si chiama Neros, Nerone. Sì. I giapponesi hanno sempre avuto una grandissima stima di noi da quel punto di vista. Sì. Quindi, però sì, e poi vabbè, potete vedere quel Gundam, se poi torna indietro, grazie, che vagamente assomiglia a Sailor Moon. Prima ancora delle regole di internet, comunque, capiamoci. Okay. Perché se doveva esistere un mobile suit che rispecchiava le caratteristiche fisiche del lottatore, se il lottatore di quella nazione è una donna, chi siamo noi per non adeguarci alla cosa? E quindi, diciamo, una grandissima fonte di psicanalisi per quanto riguarda i gusti di alcune persone, però sì, esiste effettivamente un Gundam donna, inteso così, per cui... È una bella serie, vi farete un sacco di risate, soprattutto per alcuni riferimenti. E giusto per darvi una chicca, esiste un Gundam messicano con un sombrero e un poncio, ed esiste un Gundam olandese a forma di mulino da vento, giustamente. Sì, purtroppo sì. Sì. L'anno dopo hanno voluto provare qualcosa di diverso. L'anno dopo sono riusciti a creare questa. Ecco. Sicuramente l'avete vista tutti, sicuro. Sì. Ecco. Wing è uscita appunto nel 95 della linea temporale After Colony. Qui breve riassunto della storia: dopo decenni di guerra e lotte intense, il popolo della Terra ha deciso di creare un unico governo mondiale con incarico di mantenere la pace tramite l'imposizione della forza militare, e qua torniamo alla guerra. Ma quasi dopo 20 anni di oppressione nasce tra coloni un certo malcontento, figurati, tra i ribelli, che decidono di reagire alla prepotenza militare della Federazione. Gundam Wing credo sia forse la serie più incentrata, concentrato di simbolismo per quanto riguarda proprio l'accusa contro la guerra. Tant'è che per dire, tutti i personaggi di Gundam Wing hanno dei nomi che richiamano dei nomi. Il protagonista, che non è l'unico, insomma, uno dei protagonisti. Il pacifismo è messo a dura prova dopo tutte queste cose. Hiro significa appunto, che è uno dei protagonisti, significa appunto primo in giapponese, e poi c'è duo, trova, quater, eccetera. In poche parole vuole far passare il messaggio che nella guerra non esiste più la persona, si è spersonalizzati, i militari in guerra sono solamente numeri. Questo è ancora più evidente in un piccolo passaggio, mi sembra del terzo episodio, ma non vorrei dire una cavolata, nel quale durante una battaglia dove un pilota di un mobile suit è in evidente inferiorità tecnologica e numerica, consapevole che sta per morire, affermerà che la sua morte non sarà inutile, perché potranno raccogliere dei dati utili per migliorare i mobile suit futuri. Questo fa proprio capire quanto in realtà l'uomo all'interno di una guerra, il soldato, si è visto semplicemente come mero numero. Unico personaggio non numero della serie, non dirò il nome, così magari andrete a vederla, a riscoprirla.
appunto è questa persona pacifista convinta che è totalmente fuori e neutra rispetto a tutte le fazioni. Ecco. Tornei Gundam alla fine del secolo, quindi del 1999, Linea Quarter Century. Questo è un ipotetico punto d'incontro di tutte le linee temporali viste finora. In effetti Turn-A graficamente andrebbe reso come una A rovesciata che per i matematici è chiarissimo, è appunto il simbolo matematico di per ogni, per tutte. Nell'idea di Tomino qui dovevano coinvolgere tutte le linee temporali finora, fino ad allora viste. Quest'opera è frutto di una fortissima influenza steampunk. In effetti l'anime prende vita molto in là nel futuro, in una terra dove si sono perse le conoscenze tecnologiche. In effetti è la terra degli inizi del XX secolo, del primo dopoguerra, per spiegarsi. Dove si sono perse proprio tutte le conoscenze, in realtà però una piccola parte di umani, di non più terrestri, vive nelle colonie lunari, dove hanno continuato a purificare e portare avanti la tecnologia. Quindi abbiamo dei lunari altamente tecnologici e dei terrestri che ormai non lo sono più. La storia prende appunto vita da questi tre ragazzi che vengono inviati nella Terra alla ricerca, perché gli abitanti della Luna, che stanno vedendo esaurirsi le proprie risorse naturali, ecco che ancora torna un tema caro a Tomino, vogliono capire se è possibile per loro tornare sulla Terra. Una curiosità: come avete potuto vedere, il Gundam presente è totalmente atipico dai precedenti. Alcuni piace molto, alcuni piace molto meno. È perché per questa serie è stato chiamato per la prima volta un designer non giapponese, nel caso Sid Mead, che era già designer di Blade Runner e Alien, quindi non proprio un pinco pallino qualunque, però si vede effettivamente l'influenza non giapponese dell'opera. Altra chicca: questa è stata l'ultima serie di Gundam disegnata con metodo tradizionale, quindi non con computer grafica, come fortunatamente è stato. Sì, dall'anno dopo sono letteralmente passati alla produzione digitale per tutti quanti 7A. Infatti, se nel caso foste collezionisti, letteralmente questa è l'ultima serie di cui potreste trovare i cell work originali. Dopodiché sono letteralmente spariti dalla circolazione, per cui appunto il cambio di un'epoca, sì. Ovviamente, giustamente, doveva essere uno spartiacque. Sid, uscita nel 2002 della linea Cosmic Era. Allora, il breve racconto della storia: quel genere umano si è evoluto in una nuova forma grazie all'ingegneria genetica. Con gli esseri umani, quelli naturali, che non hanno subito mutazioni, mentre quelli geneticamente modificati sono detti coordinatori. Questo ha portato ovviamente ad un grande divario tra naturali e coordinatori, tanto che si sollevano malumori all'interno delle colonie della Terra. Un'altra curiosità è il fatto che, nonostante questa premessa possa farla sembrare diversa, la serie fu pensata per un altro anniversario, in quanto di fatto Sid è letteralmente un remake ufficiale, ormai è stato confermato, della prima serie originale. Infatti, se provate a rivedervela dopo aver visto la prima serie, le analogie si sprecano per tutta una serie di elementi. Ovviamente è una storia diversa, con una collocazione temporale di fatto diversa anche per gli influssi, e si può vedere già nei primi episodi, oltre per
il classico elemento del cast principale invece del singolo protagonista. Ne abbiamo 5 o 6? 6, mi sembra siano 6, così vado a spandere, dovrei riguardarmi gli appunti. Tant'è che questa è una serie molto introspettiva, appunto come era stato il primo Gundam, tant'è da essere forse una delle serie più appetibili anche per un pubblico femminile. Una curiosità, i Coordinator, essendo frutto di manipolazione genetica, partono da una stessa base di DNA. Quindi, e non è un errore dei disegnatori, ci sono tanti personaggi che si assomigliano. Perché? Perché in realtà il corpo è sempre lo stesso, cambia cosa? Il colore dei capelli, la conciatura, il colore degli occhi. Questo è una nuova forma di denuncia del fatto che la manipolazione genetica possa portare ad una perdita della biodiversità. Questo per restare sempre in tema, Sense of Wonder di Tomino, che cerca di proporre per ogni serie dei temi a lui cari e a lui anche importanti nel momento storico. Cogliere lo zeitgeist, come direbbero alcuni. Prossima. Ultima slide. Questa è una serie, Builder Fighters del 2003. È una serie incentrata nel mondo dei Gunpla. I protagonisti assemblano i propri Gunpla per poi farli combattere in arene e tornei apposite. È sicuramente una serie molto più leggera rispetto alle altre, però molto godibile. Piccola curiosità, in questa serie ci sono continui cameo di altri personaggi già visti. Ovviamente prima erano generali o ammirali di una flotta, ora sono semplici appassionati di Gunpla. Tutto là. E con questa io ho finito, passerei la palla a Michele. Dato che si parla di Gunpla, tocca a me adesso. Che Gunpla, forse non lo sapete, ma significa Gundam Plastic, perché nella serie Fighter i personaggi andavano nei vari negozi a comprare proprio i kit e li si costruivano i vari mecha. C'è da dire che la storia dei mecha o dei plastic kit risale agli anni 80, perché quando venne fuori il film, chi abbia l'occhio lungo per capire, come voi sapete di fatti, nelle serie funzionano perché ci sono i gadget, come al cinema i film funzionano perché dopo ci sono i vari poster, i vari gadget. Quindi Bandai, che è una casa giapponese, ebbe l'occhio lungo e disse: ma perché non facciamo noi i gadget? E quindi crearono i primi Gundam, che sono i movie suit che avete visto fino adesso, di cui i miei colleghi hanno parlato, dove loro, la casa ha detto: non faccio la distinzione tra bene e male, ma la distinzione tra bene e male la fa chi si compra il modello, chi lo dipinge. Io rappresento l'associazione Gunpla Builder Veneto. Noi ci raccogliamo, siamo degli amici che preferiscono distinguersi costruendo questi kit. Dicevamo che questi kit non li personalizziamo, ma come? Utilizzando, specialmente io e alcuni ragazzi, tecniche modellistiche vecchie, oppure anche utilizzando elementi scenici della prima e della seconda guerra mondiale. Poi c'è chi li personalizza anche mettendo delle parti metalliche. Cioè, non c'è un dettame che tu devi seguire, ma viene tutto costruito a seconda delle esigenze proprio del modellista, che è la sua libertà. Quindi non c'è niente. Proprio sull'ultima slide, se voi vedete a destra, Bandai ha buttato fuori anche i Bear Guy, che sono gli orsetti, come li chiamiamo tutti, che è una serie è uscita, che il mio caro collega già conosce, perché sono cose allucinanti, però purtroppo la legge di mercato è questa. Sembra fantascienza, ma i giapponesi alla fine si sono effettivamente ricordati che il pubblico femminile esiste, e quindi... Ma non è solo per il pubblico femminile, anche per i bambini hanno pensato, perché se tu vedi ricorda molto gli orsetti, e l'orsetto c'è chi ce l'ha, sia bambino che maschio che femmina, quando sono piccoli ce l'abbiamo tutti avuto un orsetto. Ma non solo l'orsetto, nella serie Build Fighter c'è un personaggio che si chiama Fumina. Ah, già, sì. Che hanno visto che ha riscosso nella mente dei giapponesi, che purtroppo, come vi sapete, sono tutti malati e ahimè loro vedono solamente certe cose, hanno riscontrato che questa Fumina ha fatto scalpore e hanno portato fuori i model kit anche di questa Fumina, vestita da angelo, vestita da capitano di nave della Yamato, proprio della serie Star Blazer.
in tutte le maniere me l'hanno fatta, e anche come alcuni mecha della serie Gundam. Sì, assolutamente sì. Stiamo comunque parlando di kit, come quelli che volete trovare, non di figure, non di altro, naturalmente. E se avete fatto attenzione, diciamo, fino a questo punto nella serie, comunque i kit sono i mezzi con cui si combattono fra di loro, quindi possiamo anche vederlo come un modo di mettere se stessi in gioco, per il fatto che noi non siamo altro che la rappresentazione di noi stessi. E sì, quello è il messaggio della serie alla fine. Per quello difatti noi personalizziamo i nostri kit, perché noi ci rappresentiamo con i nostri kit. Cioè, se io ho un kit tipo il Gundam, che i classici colori sono bianco, rosso e blu, io voglio fartelo a pallini o voglio farlo tutto nero, posso farlo perché è la mia visione di quel modello là. Non è la visione che ha di Tomino, la visione di qualsiasi sceneggiatore o di qualsiasi creatore, ma è la mia visione di quel modello. Infatti, proprio per questo fatto, c'è un episodio bellissimo della seconda serie che sarebbe Trai, che molti hanno visto come il punto più basso della trilogia, ma che ha fatto da spartiacque, perché, come dicevamo prima, Gundam ha portato il concetto di real robot, i mezzi intesi come mezzi da guerra, quindi non il super robot. C'è un episodio dove un Gundam delle serie originali viene ripensato esattamente come fosse un super robot, e c'è questo bellissimo episodio dove ci sono questi tre tizi che letteralmente fanno fondere insieme i loro mezzi insieme, con tutte le musiche fighe, le animazioni fatte da Masami Obari e altro, lo spadone fatto con delle armi completamente a caso, e il pubblico lo vedevi lì che si aspettava, diciamo, un incontro convenzionale. Questa cosa fighissima non aveva nessun senso logico, non aveva nessun senso letteralmente architettonico, e tu piangevi e applaudivi. Il punto della storia è esattamente questo, ed è il motivo per cui, nonostante ufficialmente Build Fighters non sia una serie di Gundam ma una serie sui Gunpla, è forse una di quelle che ha preso molto più, diciamo, marcatamente il messaggio della serie originale, ed è il punto di tutto questo. Dicevi comunque? No, perché effettivamente hai ragione tu, perché proprio i Gunpla è l'incontro, perché hanno avuto l'evoluzione della prima serie, trasportati a noi, che tu puoi essere sia buono che cattivo, però tu scegli cosa vuoi fare, chi vuoi essere e cosa effettivamente dove vuoi arrivare. E se molti di voi, diciamo, stanno attenti a internet ogni tanto, una di queste persone che ha letteralmente preso questa filosofia quando era ragazzino a montarsi kit, ha creato il primo mezzo da guerra, non lo sappiamo, ma il primo mezzo, diciamo, antropomorfo della storia del mondo, cioè il Kuratas. Il Kuratas, che se provate a cercarlo, tanto si trova, è letteralmente quel ideale di mezzo. È un mezzo che va oltre il mezzo convenzionale, pensato proprio per chi ci poteva vedere lontano, cioè mettere se stessi in un qualcosa che gli piace, sì, che è il messaggio principale di tutto. Sì, ma non c'è solo quel messaggio, come dici tu, allo sviluppo tecnologico, ma anche, se tu hai visto adesso, c'è sempre più un boom sulla costruzione dei Gunpla, perché la gente non solo ha visto i kit, ma sempre più gente, anche il classico modellista di 50 anni, che prima diceva ma quelli sono giocattoli, capisce che c'è un'evoluzione e si avvicinano sempre di più, perché anche i bambini si stanno avvicinando di più a questa cosa qua, perché se stai notando, i bambini adesso sono sempre, tu li vedi sempre in giro con questo cellulare. E come dico, amo sempre dire in giro a tutti che lo scopo del gruppo che rappresento io è quello di far riavvicinare i bambini dell'età digitale a far ritornare all'età manuale che eravamo noi, e dove ti prendevi proprio il pezzo di plastica o il soldatino e costruivi, ti facevi la tua storia, ti facevi il tuo episodio di Gundam, te lo creavi tu. Penso che... Perché sì, alla fine, se vogliamo riassumere il tutto, cioè, questi 40 anni che cosa hanno significato, a parte, diciamo, feste perenni per il reparto vendite della Bandai, hanno significato questo: nel grigiume della nostra vita di tutti i giorni, con tutte le tragedie che si susseguono, qualcosa appunto di molto umano, che viene originalmente pensato come qualcosa di inumano, come la guerra, noi possiamo emergere e possiamo, diciamo, appunto, creare la nostra storia proprio da quello.
nel buio più assoluto esistiamo, ed è quello il motivo per cui, appunto, per ricollegarci al discorso originale, il Gundam doveva essere bianco, perché è quel puntino in mezzo all'abisso, e quello penso che sia il messaggio principale di tutto. Sì, sì, è vero. Comunque, grazie per essere stati qui, penso non ci sia nient'altro da aggiungere. No, io non ho pensato a niente, grazie per essere venuti. Le domande, se volete fare qualche domanda, ci vediamo direttamente allo stand di Jago, sì, facciamo prima a fare così. Sono tranquillissimo, meglio vederci allo stand. Sì, se avete qualche domanda, no, ci trovate là anche. E ci vediamo. Grazie per essere stati con grazie. Noi. Grazie. Ciao.